In principio c'era Ferro, finalmente. Salve a tutti, sono Mandelcube. Nella pausa fra il primo e il secondo episodio ho esplorato gran parte della montagna perché pensavo che giustamente montagna uguale tanta terra uguale grotte. Purtroppo ne ho trovata solo una e dentro di questa c'era un mob spawner di scheletri e finiva immediatamente lì la grotta. Ora ve lo mostrerò. Quindi ho deciso che la cosa più semplice da fare era scavare sotto la nostra casa, diciamo così. Ho intenzione di conservarla in qualche modo, cioè non distruggerla, però decisamente entro qualche puntata me ne andrò da qui. Allora, cominciamo a fare i primi attrezzi. Ferro. Non sarà diamante, ma è perfetto così. Ferro. Qualche spada perché gli scheletri non sono d'accordo sul fatto che noi possiamo vivere qui. Musichetta di Minecraft, probabilmente sta calando la notte. E un paio di pale. Questa puntata vi mostro il mob spawner e lo disattiviamo. E nella terza faremo una vera farm sia di esperienza che degli oggetti che mettono gli scheletri. Già un paio di archi mi sono riuscito a procurare, essendo hard. Rilasciano, hanno spesso roba incantata, il che fa sempre piacere. Ok, ferro. Ma sì, dai, faccio anche sta cosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fra poco capirete anche voi. Se non mi uccidono gli scheletri, ovviamente. Ok, cartello. Andiamo a prendere qualche scheletro. Sperando non ce ne siano 12.837, sia per strada che nello spawner. Come non? Ovviamente questo è incantato la roba, spero non abbia fuoco. Come molti avranno notato nella 1. Piovono zombie. Allora, come molti avranno notato nella 1.5 hanno aumentato 1 la gittata degli scheletri, che fa sempre piacere. 2 il rateo di fuoco che aumenta in base a quanto sei vicino. Lo spawner era qui. Spero di non trovarne, ovviamente, milioni. Sparatevi fra di voi. Ok, morto. Ok. E luce fu. Naturalmente li ho uccisi tutti, ma ne sento un altro. A quanto pare è spawnato uno zombie. Carote e patate, nulla, ovviamente. Ok, vediamo se è andato a fare un giro di qua. E cosa custodivate? Di tanto prezioso. Ancora una torcia qua, sì, per sicurezza. Due selle, mi farò una cavalcata, un po' di ferro fa sempre piacere, archi e canne da pesca, polvere da sparo, grano per farsi da mangiare, anche se per adesso la carne, la prima redstone e soprattutto le casse. La moonstone la prendiamo più avanti e questo me lo segno. E vi prometto, terzo episodio, li farmiamo come non avete mai visto prima. Ok, di qua mi pare non ci fosse un cavolo. Potevo metterci qualche torcia durante il primo viaggio, sarebbe stata una cosa furba. Ok, la mia e questa grotta sono le uniche della montagna. Devo ancora capire come cavolo è possibile, ma va bene così.
Saranno stati i maiali che le hanno nascoste. Come promesso, un po' di caverne. Non so perché, non hanno ingressi nella montagna. Scheletro. Ragno. Ok. Ma quanti archi mi stanno dando? Beh, comunque, abbiamo rimediato un'altra cesta, qualche risorsa più o meno utile, diciamo che come inizio non è granché, dato l'alto numero di frecce e la qualità degli archi per il momento li poso, tanto se i tre scheletri che ho ammazzato in giro mi hanno dato tutta sta roba. Quello spawner me ne daranno a non finire, spero anche incantati. Ora vi mostro, semplicemente, non essendoci grotto, ho scavato in verticale qui. E sono sbucato in... Me la ricordavo più corta, sta scala. Ok. No, era di là che si scende. Ho piazzato... Sono andato esattamente dove vedete le torce, ovvero... Non tanto più avanti, scusate. Ok. Vorrei subito trovare qualche diamante, quindi andiamo più in profondità. Magari qualche smeraldo, giusto per dimostrare a quelli che non lo sanno che essendo in un Extreme Hill... Ferro. Essendo in una Extreme Hill, smeraldi se ne trovano a non finire. Ok, scendiamo di qua. Cosa stavate facendo voi due? Non lo sa nessuno. Ok. E tu sei morto. Ok. Stavo mancando. Patata! Ok. Carbone. Che comunque... Quello che avete visto nella fornace prima, se volete riavvolgere il video andate a vedere, ma era tutto il carbone che possiedo. Creeper dietro, no. Grazie, Ghiaia. Ah, eccolo. Perché è esploso senza avermi visto. Qui c'è luce. Ah, ecco, pensavo di esserci già stato, ma a quanto pare non ne ero io. Dobbiamo andare lungo di qua. Vabbè, dai, il carbone poi lo scavo FK, senza registrare che è AFK. Andiamo a cercare qualcosa di più succulento. Ok. Ovviamente. Ho trovato uno spawner di creeper anche se non esiste. Ok. Bello nulla. Cerchiamo un altro condotto che scenda. Almeno un diamante, dai, come episodio, ve lo devo trovare, ve lo devo. Di qua ci sono già stato. Di qua mi allontano troppo dalla base. C'era quella roba che scendeva subito all'inizio, proviamola. Fanno rumore, mi fanno cacare in mano e poi non ci sono, bah. Anche maleducati ora i mostri. Più avanti. Più avanti per le pozioni servirà l'occhio, ma per il momento mi occuperebbe solo l'inventario. Su, dai, diamanti, diamanti. No, più che diamanti devo trovare uno sbocco per una caverna più bassa. Mi la dai una carota così ho tutte le verdure? No. Ciao zombie. Oh. Mamma. Vabbè, questi li lasciamo qui, despawneranno per i cavoli loro. Proviamo a scendere di qua.
Seriamente, sto rumore delle grotte, voi l'avete mai sentito in vita sua? In vita vostra? C'era uno scheletro, qua c'è un po' d'oro, dai, questo fatemelo raccogliere, vi prego. Sta arrivando dietro di me. Oh, ok, pensavo fosse proprio alle mie spalle. Un po' di carbone. Oh dai, seriamente, un pizzico di diamantini per me. Non scheletro. Sono dei mitra adesso. Cioè, prima ti sparavano una freccia, dopo avevi un quarto d'ora per avvicinarti, ucciderli, fare quello che volevi. Ora, nulla. Ok, scendiamo. Milioni di... No. Ovviamente il nostro caro amico Creeper. Vabbè, grazie per lo zombie. Stiamo pure finendo le torce. Rumore di zombie che ora mi cadrà in testa. No. Reston, questa me la fate raccogliere. Non rompete le scatole. Qualche esserino che vuole lanciarmi nella lava. Uffa. Ora arriva un creeper da nulla. No. Vabbè, dai, quell'oro lo prendo dopo, tanto illuminato adesso. Ah, ditemi quello che volete, ma il rumore dei pipistrelli che muoiono da soli senza alcuna ragione è bellissimo. Di qua. Lava non finire. Innanzitutto che Y siamo 16, quindi ora i diamanti, se ho un po' di culo, li dovrei trovare. Se... Ah, giusto, se ho. Genio, genio, de vita morta. Essendo in un Extreme Hill, non sono rari i diamanti, ma neanche sti cosi. Ora evitiamo, ora andiamo piano perché... Ah, ok, pensavo mi saltasse in testa, ho deciso che non valeva più la pena vivere. Ok. E beh, ho fatto una scelta. Dai, dai, diamanti. Diamanti per Mandel. Sì! Ok. Vabbè, dai, l'obiettivo dell'episodio c'è stato. Sono stupito di non aver ancora trovato uno smeraldo che sia uno. No, sono solo due. Grazie Jeb per aver creato le montagne con i diamanti che non bastano neanche per farti un picconcino. Caro amico, ok. Volevo solo dimostrarvi che non sono rari gli smeraldi, ma naturalmente nel momento in cui decido di fare una cosa, il gioco... Eccolo lì il primo. Guarda, abbiamo ancora un po' di tempo. Entro la fine della puntata. Dovrebbero mancarmi 5 minuti scarsi. Vi trovo altri 6 diamanti. Diamanti magari. Vi trovo altri 6 smeraldi. Quanto ci facciamo? Ok, 3, 2, 1, via. Ditemi poi se ho vinto o perso. Io faccio 5 minuti un po' come mi viene. Ok, vale la pena perdere la scommessa per ammazzare un pipistrello. Smeraldi, smeraldi. Ok, proviamo a salire di qua. Ok, è il primo qua. Secondo, dai, secondo. Devo vincere, almeno. Prima scommessa che faccio con i fan, non so se siete fan o semplicemente tizi che siete invitati qui e non siete più riusciti a cambiare il video per qualche motivo. Perfetto, ho pure finito le torce, quindi lo faremo al buio. Tanto come avrete capito, sono il più grande giocatore di Minecraft dell'universo, sia questo che un altro paio in cui gli uomini sono dei gamberi, non so come abbiano fatto a creare Minecraft.
Sei verde, ma non sei uno smeraldo. Me ne hai rivelato uno, naturalmente, no? Devo riuscire a trovare il modo di abbassare i suoni dell'ambiente, perché queste grotte assolutamente, io sti non li avevo mai sentiti, sti suoni così. Ok, ciao zombie. Grazie per aver ucciso 10 milioni di cosi in un colpo. Però la mia spada è quasi andata, sostituiamola. Secondo. Ok. Dai, la devo vincere, almeno sta scommessa con voi. Terzo. Anche se probabilmente sto andando a perdermi, quindi termino l'episodio e in circa 8 ore ci metterò a tornare a casa. E comunque se perdo la scommessa è solo colpa del pipistrello dell'inizio, lapislazzulo lo lascio qui per ora. Sì, sono uno di quelli che adorano il lapislazzulo senza ragione alcuna. Hai rivelato qualcosa? No. Uno di quei laghetti sotterranei, nulla. Ok, quattro smeraldi, dai, dai, dai. Almeno qualche diamante, se proprio devo perdere la scommessa, almeno fammi trovare qualche diamante, Jeb. Sono tornato indietro senza aver capito come ho fatto. E naturalmente io continuo a tornare indietro. Oro. Ah, sì, mi interromperò poi per tipo un po' di tempo e tutti questi minerali li ho raccattato. Volevo ancora trovare altri smeraldi, così vi sconfiggo tutti. Spero, non lo so. C'è veramente qualcuno di voi che interessa? No, niente, più di 3 colpi a un creeper non li so dare. Ok. Ok. Oh, meno male che abbiamo l'armatura di ferro. E non hanno potenziato i creeper. I creeper li hanno potenziati nella versione prima. Quindi hanno ancora la stessa potenza. Niente da fare. Ok, quarto. Sì, ci arrivo. Ciao zombie, tanto tu la corrente non la puoi battere. Ok, 5, ma naturalmente quello iniziale non lo volete contare, immagino. Di qua cosa c'è? 20 smeraldi, giusto? C'era però l'esercito dietro che mi insegue, ma tanto non sono in grado di battere un po' d'acqua. Wow, anche te. Dove hai testimone di ghiaia? Beh, se non altro non mi... Grazie, scheletro. E qui sono tornato all'inizio, però. Vabbè, dai, almeno non mi perdo. Meno quello. Ah, sta puntata sta durando. Dai, dai, che ci... Ancora un minuto ce l'ho. Devo trovare solo due smeraldi. E probabilmente non morire di fame. Montagna uno spawner di creeper, perché comunque metterete anche voi, ce ne sono tanti. No, la verità, i creeper sono smeraldi mutati perché non volevano essere scavati, quindi tutti gli smeraldi di sta montagna sono creeper.
Grazie mille dell'accoglienza. Credo che in gergo tecnico quello che sto facendo l'armatura si dica violentare. Dato che non sto ammazzando un creeper, ma me li faccio tutti esplodere addosso. Scheletri. Rumore di caverna. Altro scheletro. Grazie della spinta. Quinto. Dai, ancora uno, ancora uno, ancora uno. So che ci sei. Mi ha mandato una lettera. Gli hai detto di incontrarci qui. Non lo scheletro. E sesto, dai che vi ho... E ho vinto! Ci vediamo alla prossima puntata. Ditemi voi se ho veramente vinto, se ho ciccato il timer. Salutiamo il nostro sponsor che è sto scheletro che deve morire. Un altro arco, magari se ne fondo 18 riesco a tenerne uno buono. Statemi bene e ciao a tutti.